Ciao ragazze, oggi voglio parlarvi di un sito che mi ha mandato tantissime cose. Ho già aperto il pacco perché non ho resistito, è arrivato da un paio di giorni. Allora, il sito in questione è Miss A, è un sito americano, infatti arriva precisamente da Dallas, il pacco è arrivato in circa 2 settimane, arriva con le poste e arriva confezionato in questo sacchettino arancio con la scritta Miss A in bianco. Vi lascio comunque tutti i link qua sotto il video. Allora, è un sito, appunto, come dicevo prima, americano e tutto quello che c'è su questo sito costa soltanto 1 dollaro. Tengono accessori, tengono make-up, pennelli, e insomma, c'è un po' di tutto per quanto riguarda gli accessori e il trucco. Quindi ogni pezzo, ogni articolo che ho trovato su questo sito costa soltanto 1 dollaro. Allora, mi hanno dato la possibilità di scegliere 30 pezzi. Ho già, come dicevo prima, aperto il pacco e ho messo tutto in questa scatolina di IKEA. Per essere un po' più pratica, io ho scelto diverse cose, ho fatto un po' un misto, ho preso accessori, anelli, ho preso anche una cavigliera, ho preso dei trucchi, ho preso degli orecchini, ho preso dei tatuaggi, insomma, ho fatto un po' un misto. Quindi adesso parto e vi faccio vedere quello che ho scelto. Allora, partiamo dagli accessori. Allora, parto dagli anelli. Allora, il primo anello che ho scelto è stato questo, che in realtà non mi va benissimo, mi va un po' stretto. Comunque questo sull'argento con qualche pietrina, qualche strass sul davanti. Quindi il primo è questo. Poi sì, infatti ho detto che mi va un po' piccolo. Poi ho scelto questo, fatto a spirale. Questo mi va bene, mi piace molto. È molto alto, quindi lo metto sull'anulare. Poi comunque magari faccio vedere gli articoli più da vicino. Comunque questo tra i due assolutamente mi piace molto di più perché mi va bene e boh, poi l'effetto è, in realtà questo è fatto molto meglio. Quindi questo. Poi, sempre per quanto riguarda gli anelli, ho scelto questo gigante con la croce e queste pietre turchesi. Questo è fatto in questo modo, mi va bene anche perché c'è la possibilità dietro di poterlo regolare, quindi va bene a tutti. Questo mi piace molto. Poi ho preso questo l'ho confezionato ancora perché non li ho provati. Allora, questo con la croce, abbastanza alto anche questo, tutto in argento liscio con la croce con i brillantini. Anche questo dietro si può regolare, quindi va bene a tutte. Poi, altri anelli. Ho preso questo set di anelli dorati che adesso provo in diretta perché, come vedete, è ancora confezionato. Ne ho provati solo alcuni. Confezionati anche molto bene, devo dire. Questo set mi piace molto. Allora, sono appunto 4. C'è questo a spirale abbastanza alto, poi ci sono due sottili piccolini, tutti e due lavorati, e poi c'è questo fascione, anche questo alto. Questi non si possono regolare, però devo dire che mi vanno bene. Mi piace molto questo set. Mi piacciono molto gli anelli dorati, mettere tanti anelli su una mano, trovo che siano molto carini. C'è un altro set di anelli, allora anche questi sono dorati, qua ce ne sono molti di più, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono confezionati perfettamente, c'è addirittura il filettino nero che serve alla forbice per poterlo aprire, quindi adesso vado a recuperarla e poi li indosso e vi faccio vedere come sono. Sono riuscita ad aprirlo, allora vediamo come sono questi. Allora, ce n'è uno così, carinissimo, mi piace molto. Prima li indosso e poi ve li faccio vedere. Poi quest'altro, anche questo molto carino. E questi sono più piccoli. Allora, ce la posso fare. Sono un piccolo questo. Allarghiamolo un po'. Cioè, questo va bene a... Ah, sul mignolino, certo. Così, e poi... Voilà. Allora, questo è l'altro set. Abbiamo come primo questo anellino sottile con il cuoricino. Poi ci sono questi due, questo liscio e questo lavorato. Poi c'è questo che mi piace tantissimo. Questo è il mio preferito.
E poi ce n'è un altro sottile che resta all'inizio del dito perché sono veramente piccolini, sono quelli che restano in alto. E poi c'è questo, con tutte queste righettine aperte all'interno, insomma, questo modello, queste righettine aperte all'interno. Mamma, che descrizione! Comunque, insomma, quest'altro set mi piace tantissimo. Nel complesso, trovo che siano molto carini. Ecco, adesso per quanto riguarda gli anelli dorati, dovrei aver finito. Controlliamo, ma ok. Ho terminato con gli anelli, poi passiamo agli orecchini. Allora, dei miei orecchini ne ho presi 1, 2, 3, 3 orecchini. Ok, questi tre sono tutti molto simili, nel senso che sono la stessa tipologia di orecchino e sono questi. Allora, adesso ve li apro per farvi vedere meglio. Nel frattempo, mi parte l'anello perché mi va un po' grande. Allora, sono praticamente questi orecchini che restano qua sul lobo e poi salgono sull'orecchio. Ne ho preso uno dorato con queste pietre argento e poi ne ho presi due bianchi. Uno più piccolino, che è questo, sull'argento con sempre le pietrine, gli strass bianchi. E poi ho preso quest'altro molto più grande, anche questo, sempre sull'argento con le pietre bianche a forma di fogliolina. E insomma, sono quelli che vanno messi così. Quindi ne ho preso uno bianco che mi piace molto, le pietre sono incastonate bene, fatto molto bene. Anche questo piccolino è fatto molto molto bene, sono tutti molto carini. E poi c'è questo dorato. Quindi ecco, questi sono i tre orecchini che ho scelto. Poi passiamo all'ultimo accessorio per quanto riguarda i gioielli. Ho preso una cavigliera. A me piacciono molto le cavigliere, però so che ormai in realtà è anche passata la stagione, però la sfrutterò per l'anno prossimo in caso. Ho scelto questa argento con qualche strass, qualche pietrina sul bianco. Allora, vediamo se riesco ad aprirla. Allora, voilà. E voilà. È veramente molto carina e anche questa è fatta veramente bene. Tra l'altro c'è anche questo anellino a metà caviglia, insomma, così si può regolare in base alla misura della caviglia. Quindi trovo che sia una cosa ottima questa. Insomma, questa è la cavigliera e veramente mi piace molto anche questa. Sono stata veramente colpita da questo sito, è fantastico. Poi, intanto sto facendo veramente un casotto qua sopra. Poi passiamo a... Ah sì, l'ultimo accessorio. Allora, questo. Questo devo dire che è un accessorio che mi piace molto, però peccato, mi sono accorta che è arrivato rotto. Adesso vi faccio vedere perché, cosa è successo, insomma. È praticamente il laccio, insomma, l'accessorio per i capelli, quello che si mette in questo modo. Ok, praticamente c'era un filo e poi ce n'era un altro che però si è tranciato praticamente dove è stato attaccato da questa parte. Di qua c'è un pezzettino lungo così, praticamente piccolissimo, e poi si è rotta completamente la catena tutta da quest'altra parte. E ripararlo non credo si possa fare, anche perché se provo con la colla, cioè dopo 2 giorni si rompe di nuovo. Quindi mi sa che alla fine andrò a eliminarlo completamente, quindi lascerò il laccettino con soltanto un filo di strass, di pietrine, che comunque è molto carino lo stesso. Quindi ecco, questo laccio per i capelli, che è l'unico che ho acquistato. Nel frattempo mi metto l'anello da questa parte perché sull'anulare continuo a perderlo. Allora, adesso passiamo ai tatuaggi. Ho preso, allora, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tatuaggi. Ovviamente sono quei tatuaggi tipo quelli che si trovano alle patatine, quindi con la spugnetta e con l'acqua da applicare sulla pelle, però li trovo molto carini. In realtà ne ho provato già a farne uno, che è questo qua, non so quanto si possa vedere. Ho fatto il diamantino piccolino, non è uscito perfettamente, ma per colpa mia, perché ho fatto di fretta e quindi l'angolino su questo lato si è un po' rovinato. Però è veramente carino. Mi fa anche un po' strano vedere questo tatuaggio sul polso, perché non ho tatuaggi e quindi ogni tanto mi cade l'occhio e dico: ma che strano, non sono abituata. Insomma, comunque non penso che durino tantissimo, dureranno un paio di giorni, una settimana, non lo so, proverò, vi farò sapere. Allora, ho preso questo con la scritta Love Life, ovviamente la scritta al contrario perché poi una volta che si va a applicare sulla pelle poi si sistema, quindi si raddrizza. Questo
Poi ho preso questo che in realtà non mi piace tantissimo, adesso che lo vedo, perché è colorato. Sono praticamente questi dadi, poi ci sono qualche stellina e ci sono le carte da gioco, però boh, non mi fanno impazzire. Quelli che mi piacciono tantissimo invece sono i diamantini, ci sono di diverse misure, grande, medio, piccolino, sul nero, ce n'è uno anche sul blu, li trovo carinissimi, che poi è quello che sono andata ad applicare anche sul polso, e anche questi costano tutti $1, fantastico, veramente. Poi c'è quest'altro con le scritte, mi ha colpito tantissimo, specialmente la scritta testa, cuore, con questa righetta che divide le due parole, anche queste ovviamente sono al contrario, sempre per lo stesso discorso. E poi l'ultimo che ho scelto è stato invece questi tatuaggi, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, sono quei tatuaggi che insomma da mettere principalmente intorno al polso, intorno al braccio, l'avambraccio, e ce ne sono uno sull'argento nero, uno tutto dorato, uno dorato e nero e uno dorato e argentato, e anche questi sono veramente carinissimi. Poi qua ci sono le foto, fanno vedere insomma indossati come sono, e veramente sono spettacolari, sono curiosa di provarli. Quindi ecco, questi sono i tatuaggi che ho scelto. Poi passiamo praticamente al make up, ai trucchi. Allora, prendiamo innanzitutto i pennelli, ne ho scelti, allora, 1, 2 e 3. Sono pennelli della Elf e ho scelto questi tre. Allora, questo più grande che è il pennellino Powered Brush. Poi ho preso quest'altro un po' piccolino con il pennello angolato. E questo è per gli occhi. E poi ne ho preso un altro sempre per gli occhi con invece il pennellino più stretto, più compatto. Insomma, questi tre e anche questi, ragazze, costano $1. Ce n'erano diversi di pennellini, io ho scelto soltanto questi tre modellini. Poi passiamo ai rossetti. Allora, ne ho presi due. Sì, ok. Anche qui sempre della Elf ho preso due rossetti. Ho preso un lucida labbra e ho preso un balsamo, voilà, un balsamo per labbra. Allora, in realtà sono ancora confezionati, come potete vedere, sono curiosa di vederli aperti, quindi vi metto le immagini, come sono svocciati e come sono, adesso non li apro, ve li faccio vedere insomma dopo. Comunque questi e anche queste, ragazze, $1, cioè continuo a dirlo, ma sono rimasta veramente stupita da questa cosa. Poi l'ultima cosa che ho preso sempre della Elf, ecco, mi ero dimenticata, l'eyeliner nero con il pennellino, curiosa anche questo di provarlo, dopo come sempre vi faccio vedere il tutto. Poi un'altra cosa che ho preso è stata questa matita, questa tinta labbra sul rosso, per, appunto per le labbra. Il profumo, ragazze, è spaziale, veramente buonissimo, sa di fragola, non so, ma è fantastico. Anche questo ve lo swatch, vi faccio vedere. Poi qua c'è la rotellina, si gira e insomma esce poi il prodotto quando vai a terminare la punta. Quando la punta quindi si consuma, si gira qua in fondo insomma e ne esce altro prodotto. Poi ho preso questi tre ovetti tipo gli Eos. Ne ho preso uno alla bianco, mi sembra che corrispondeva alla vaniglia, rosa alla fragola e verde menta, forse alla menta, o alla menta o al latte, non mi ricordo. Questi tre sono più piccolini rispetto a quelli della Eos, però sono carinissimi. Ora non li sto ad aprire tutti perché di balsami per labbra ne ho un'infinità, e quindi ecco, magari due li conservo e invece uno sono troppo curiosa di provarlo. Quindi ecco, per il momento due li lascio chiusi e uno andrò ad aprirlo e vi farò vedere come sempre dopo. Poi le ultime due cose che ho preso, allora questa la tengo per ultima, poi ho preso questo, anche questo è chiuso, come sempre vi faccio vedere dopo, questo ombretto bianco per shimmer per gli occhi, e dal colore lo trovo veramente carinissimo, quindi sono curiosa di svocciarlo, di vedere com'è. E poi l'ultima cosa, ragazze, è veramente fatta benissimo. È praticamente la tazza di Starbucks, c'era in diverse colorazioni, l'ho presa con il caffè, però c'era anche con strawberry, quindi con la fragola e altri gusti, ora non mi ricordo. E è fatta veramente benissimo, c'è il logo che è perfetto con la sua cannuccia verde e serve per andare a coprire il buchino dove si mettono le cuffie sull'iPhone. L'unica pecca
pecca, tra virgolette, che l'iPhone 6 ha il buchino delle cuffie sotto, quindi resta al contrario, però è veramente fatto benissimo, lo trovo super carino. Quindi ecco, questa era l'ultima cosa che ho preso da questo sito. Vi lascio comunque qua sotto tutti i link, sia delle cose che ho acquistato, se riesco a ritrovarle tutte, sia del sito stesso. Come dicevo all'inizio del video, il sito è americano, arriva dagli Stati Uniti, arriva in circa appunto 2 settimane, e l'unica cosa, la spedizione costa per l'Italia 9,90 euro, mi sembra, 9,90 euro, 10 euro. Quindi quello che vi consiglio è, se dovete acquistare su questo sito, fate un acquisto abbastanza abbondante, tipo in questo caso mi hanno inviato 30 pezzi, quindi 30 dollari. Ecco, magari fate un acquisto un po' più alto, cioè non prendete un pennellino e un eyeliner, perché sono pagate di più di spedizione che non degli articoli che avete preso. Ecco, quindi il consiglio che voglio darvi è questo. Sono stata contentissima che mi abbiano omaggiato così tante cose, cioè fantastici, sono veramente rimasta soddisfatta. Ultimamente mi stanno contattando diverse aziende, specialmente diversi siti asiatici, e quando invece sono stata contattata da questo sito sono rimasta veramente contenta, perché cioè avrei ordinato altre 30 cose. Il sito è veramente fantastico, sono un sacco di cose, un sacco di trucchi, un sacco di accessori, di orecchini, di anelli, veramente ce n'hanno infinità. Questi anelli li sto adorando, più li vedo più mi piacciono. Comunque io spero che tutte le cose che vi ho mostrato vi siano piaciute e di avervi anche tenuto un po' di compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!